Partiti dalla bella spiaggetta che c'è qui sotto, quando siete in cima al sentiero che è là in fondo, dove si vede quella piccola costruzione che deve essere a che fare con dell'acqua, invece che risalire dall'altro lato dal quale siamo scesi, in cima al sentiero che viene su abbiamo girato a sinistra e questa è la strada che adesso stiamo facendo. Questo perché volevo andare a vedere l'altra spiaggia, almeno da sopra, ammesso che si veda. La spiaggia di Placa. Questa strada penso che sia pochissimo utilizzata vista la quantità di erbe che è cresciuta in centro. Qui sotto a sinistra c'è la spiaggia di Placa. Lungo questa strada c'è questa costruzione. Quella là è quella che mi ha fatto prima scendere. In lontananza Icaria. Ecco là la spiaggia dove siamo stati 2 o 3 ore stamattina, belli tranquilli. Allora, stamattina siamo andati giù a Kedros, siamo risaliti un attimo, siamo scesi in un'altra spiaggetta bellissima di sabbia e adesso circa 3:30 siamo risaliti, andiamo un attimino in direzione Placa, ma giusto per fare le foto da sopra, non abbiamo intenzione di scendere. Oggi di salite e discese mi fate abbastanza, poi dobbiamo cambiare appartamento stasera. Qua c'è lungo la strada per Placa, c'è una chiesetta, adesso riusciamo a vedere la spiaggia sotto, e continuando lungo la strada lì avanti ci sono delle case. Allora, sono arrivato da questa parte, circa 5, 6 o 700 metri prima c'è quel cartello con scritto Kedros per far scendere quella spiaggia. Ho continuato, si incrocia una chiesetta in costruzione, si arriva qua e trovi questo pezzo di strada col cemento. Qui sotto ci sono delle case e questo presumo sia una strada che viene giù dalla strada principale. Non so da dove però. Non so che giro possa fare. Qui sotto, che è quello che stavo cercando di filmare ma non ce la faccio, volevo vedere, arrivo fino alla curva per vedere se si vede la spiaggia di Placa. Purtroppo la vegetazione impedisce di vedere più giù, quindi da questa posizione direi che non riesco a vedere la spiaggia di Placa. Vedo però la costruzione, le due costruzioni che vedevo stando dalla spiaggetta dove siamo stati stamattina. E con questo chiudo e torno verso Paleo Corio. A poche centinaia di metri ormai dal Paleo Corio, o Paleo Corio, mi sono già dimenticato, c'è questa pianta di fichi sulla curva. Fichi piccoli, non sono sto granché grandi, stavamo snobbando. Poi abbiamo visto qualcuno che sembravano un po' andati, un po' come marciti o comunque pendenti sulla pianta, tipo quello lì. Beh, ovviamente non a quei livelli. Ne abbiamo preso uno. Oh, sembrano fichi appassiti, tipo, ma dolci, quasi come, senza quasi, i fichi secchi che si acquistano, col vantaggio che qua sono, primo, genuini, in un posto dove non penso ci sia inquinamento, almeno c'è niente, appassiti direttamente sulla pianta, cioè buonissimi. Se siete amanti dei fichi e passate da Samos, se andate verso le spiagge di Placa o di, come era l'altra, già mi sono, Kedros, appena fuori 200 metri, penso 300, da Paleo Corio, c'è questa pianta di fichi, fermatevi, mangiatene qualcuno, se siete ovviamente qui a agosto. Adesso oggi è il 14 e la maggior parte non sono ancora pronti,
non sono stati ancora caramellati come quelli che stiamo cercando di mangiare, buonissimi. E poi non dite che non vi ho avvertito di passare di qui.